in modo tale da far inquadrare alle televisioni i vostri dirigenti. Naturalmente, vedete, un applauso che viene il vostro, perché tutti quanti sanno quali sono i vostri sacrifici quotidiani, quale può essere stato anche lo sforzo. Dall'assedio criminale, da un sistema fiscale e tributario che ci soffoca e ci opprime, che non dà respiro e non dà certezza. Per questo diciamo basta alla scorciatoia fiscale, basta usarci come una cassa continua da cui prelevare ogni volta che c'è bisogno. Per il 2013, una enormità, noi oggi siamo qui anche per loro e perché vogliamo che tutti sappiano che non ci arrendiamo. Vogliamo difendere la nostra dignità, il nostro lavoro, il lavoro dei nostri familiari, dei nostri dipendenti. Il governo, il Parlamento, i partiti devono capire che senza di noi il paese si ferma, senza imprese non c'è lavoro e non c'è futuro, che senza adeguate risposte noi non ci fermeremo. Intendiamo fare la nostra parte, ma d'ora in poi le regole devono essere chiare e semplici. Basta norme retroattive. La politica deve ascoltare ed agire. E al nuovo Presidente del Consiglio chiediamo di convocarci subito. Saremo propositivi ma incalzanti. Lo dobbiamo alle nostre imprese sconvolte da terremoti, da alluvioni e da altri eventi. Queste imprese, oltre alla solidarietà, si aspettano precisi ed efficaci interventi necessari per la ripresa dell'economia italiana. Lo dobbiamo alle imprese soggiogate da usura, da racket e dalle mafie, a tutte le imprese, soprattutto a voi che siete venuti qui per gridare che la misura è... Taglia in testa! L'altro grande dramma dell'imprenditore, l'imprenditore è solo davanti alla cartella delle tasse, è solo davanti al funzionario. Ha lasciato un biglietto prima di fare un gesto insano, ha detto silenzio per rispetto! La dignità vale più della vita, la dignità vale più della vita. Se futuro cominciamo dalla contraffazione, dall'abusivismo che si mangiano vive le aziende oeste. Perché senza semplificazione non c'è futuro. Cominciamo a ridurre una burocrazia barocca dove si annida la tassa immorale ed occulta della corruzione. Perché infine senza riforma fiscale non c'è futuro. Cominciamo creando finalmente un sistema fiscale compatibile con la crescita, un sistema basato sul nuovo patto di fiducia con il contribuente. Ecco, queste sono le nostre priorità, sono le stesse che ripetiamo da troppo tempo. E guardate, io ad abbassare per sempre...